Buongiorno, buongiorno, eccoci qua per il nostro appuntamento settimanale con il teatro. Io sono Alba, Alessandro mio marito. Eccoci qua, eccoci qua, arte della commedia, qui, like Volvera. We like Volvera, bentornati, bentornati sempre qui nel nostro set cinematografico, sì, che è la nostra cucina, in realtà. Non potete sentire il profumo della minestra, anche se è pronta. Esatto. Io do un'occhiata a vedere se siamo partiti con la diretta. Io introdurrei l'argomento. Abbiamo fatto una considerazione, io e Alessandro, cioè visto che nonostante l'estate incomba quest'anno di uscire, di andare al mare, non se ne parla, quindi venerdì sera invece di partire con la vostra macchinina e andare alla casa di montagna o del mare, rimarrete qui con noi, si profila la possibilità di fare proprio un percorso. Non odiateci per questo, non è colpa nostra. È colpa nostra, sì. Diciamo che è probabile che si moltiplichino comunque le nostre occasioni di incontro diretta Facebook e iniziamo a pensare che ci sia il tempo per fare un vero e proprio percorso diciamo dedicato a chi intende fare teatro o fa già teatro oppure ai curiosi, anche semplicemente. Noi pensavamo di impostarlo in questo modo, poi ovviamente ben vengano le vostre indicazioni, di cui peraltro fino adesso abbiamo tenuto conto. Quasi sempre. Ecco, vi proponiamo di darci come obiettivo quello di affrontare alcuni temi fissi, a partire da testi inerenti al teatro, che man mano andremo a proporvi. E quindi poi un esercizio di stile, diciamo, di interpretazione con le nostre carte, arte della commedia e le intenzioni scelte casualmente da dare al testo e infine una lettura a due come già abbiamo fatto le volte precedenti. Il testo che abbiamo scelto di proporvi per qualche volta, perché certo, magari anche più di una volta, è questo: la regia teatrale dalla pagina alla scena di Claudio Boccaccini. Abbiamo pensato a questo anche perché non soltanto io e Alba ci occupiamo quasi prevalentemente di regia ultimamente, ma soprattutto per il fatto che spesso le persone non considerano che cosa c'è dietro tutto uno spettacolo, non considerano che c'è un regista, una regista, un pool qualche volta di personaggi che mettono su, che mettono insieme che collaborano gli attori, esatto, per far sì che si realizzi lo spettacolo. Questo testo l'abbiamo letto, anzi io l'ho letto ad Alessandro quando ancora si poteva girare, il sabato raggiungevamo il nostro supermercato bio preferito, mezz'ora di strada andata, mezz'ora di strada ritorno, e io leggevo ad alta voce questo libro. Ovviamente quasi sempre c'è, quando si tratta di leggere un libro su un argomento che si conosce abbastanza bene, c'è un po' di curiosità e un po' di prevenzione. Certo, dice, la paura, sì, adesso chissà che vuole insegnarci questo. Un pochino, forse il timore di trovarsi con delle opinioni, diciamo, diverse, ecco, esperienze diverse. Invece ci siamo trovati abbastanza nell'esperienza assolutamente. Di questo autore. Intanto io proporrei, leggiamo il sommario, così avete un'idea di quali sono gli argomenti grosso modo trattati. Allora, c'è ovviamente un'introduzione di cui leggeremo alcuni pezzi questa sera, perché fa una premessa molto interessante. L'identikit del regista,
la produzione che ha due sottocapitoli, la figura del produttore, gli spettacoli autoprodotti, la scelta del testo, molto importante, anzi, un momento è cruciale. La spinta di tutto quanto, sì. No? Molto spesso è la spinta, perché soprattutto per noi che non lo facciamo di professione, quando mettiamo in scena, scegliamo un testo, è perché ci ha detto qualche cosa. Molto spesso è il regista a farlo e lo fa perché vuoi perché ha riso tanto, vuoi perché ha pensato tanto, in qualche modo è stato ispirato da questo testo. L'interpretazione del testo scelto e stile di regia, la scelta degli attori, la scelta dei collaboratori che ha diversi sottocapitoli, la scelta dei collaboratori, l'aiuto del regista e dell'assistente, lo scenografo, il costumista, il compositore delle musiche e il direttore di scena. Poi le prove, molto interessante, ci si è trovati. Sì, assolutamente. Ho fatto bene, eh? Non so se ormai questa cosa, anche se siamo a casa, comunque si starnutisce nel gomito. Certo. Le prove, la messa in scena, ovvero l'ingresso a teatro e il montaggio, i tecnici, il montaggio della scena, il disegno luci, la prova generale, conclusione, appendice dalla pagina alla scena. Ecco, questo libro è stato scritto da un professionista, uno che lo fa di mestiere. Però ci siamo trovati ugualmente. Assolutamente. Ecco, la cosa che ci ha veramente scioccati, e adesso continuiamo a dire, dobbiamo farlo anche noi, è scoprire che nel professionismo normalmente si fanno 15 filate. Come se fossero 15 prove generali, comunque esatto, 15 volte in cui si va in teatro e si prova lo spettacolo dall'inizio alla fine. Non potremmo farlo mai, però come obiettivo, se almeno riuscissimo a farne 7 filate, di solito 2 e non di più. E non dico, sì, ovviamente, nel teatro dove si andrà a fare la prima, perché questo difficilmente ci riesce, però insomma qualche nostro amico che si è dato al professionismo ci ha raccontato che in diversi musical della Compagnia dell'Arancia in cui ha partecipato, l'ultimo mese lo passavano in teatro 8 ore al giorno con i loro microfoni, i costumi e tutto il resto. Un'altra differenza è che noi ci mettiamo bene o male un anno a mettere in scena uno spettacolo, certo. Perché facendolo una volta, facendo prove una volta alla settimana, magari 2 nei momenti che si avvicinano. Anche 3. Però invece... Sempre dopo una giornata di lavoro. I professionisti ovviamente, invece 4-5 settimane mediamente, ma cominciano la preparazione. 8 ore al giorno, tutti i giorni. 3 mesi, 8 ore al giorno, tutti i giorni. Grande differenza. Quindi andiamo a vedere un po' che cosa dice. Vi abbiamo letto l'indice, adesso vi leggiamo qualche stralcio, giusto per incuriosirvi, speriamo almeno. Allora, partiamo con un'osservazione importante, perché è la premessa che troviamo nell'introduzione, che ci dice molto. Certo. Ci sono alcuni paesi del nord Europa dove il teatro è considerato a tutt'oggi un valore assoluto e come tale viene percepito dai cittadini e tutelato dalle istituzioni. Lì, ad esempio, si insegna teatro fin dalle scuole elementari e la frequentazione periodica di una sala teatrale rientra tra le attività abituali di ogni cittadino. In quei paesi, e non si tratta di mondi fantascientifici, ma di nazioni a noi vicine, l'Olanda, la Francia, la Danimarca, l'Inghilterra, dove appunto il teatro rappresenta un patrimonio sociale prima ancora che una fonte di svago e di divertimento. Poco più avanti, ma sempre nella premessa, si legge: dovremmo ora risalire alle ragioni per le quali la maggioranza del pubblico attuale non dispone di questa cultura teatrale, ma un'analisi del genere ci porta. Via. Troppo tempo e chissà dove ci porterebbe, anche ragioni politiche, sociali e religiose, insomma ci addentreremmo in percorsi assolutamente. La persecuzione degli attori. Certo. Sì, sì, sì.
Cerchiamo invece di capire che cos'è la regia. Questo è il tema che vorremmo affrontare, certo, del libro come prima cosa. Che cos'è la regia teatrale e di darne insomma una definizione. Riprendiamo le parole del libro. La risposta non è fra le più semplici. Abbiamo già detto che la maggior parte del pubblico che attualmente frequenta, sempre troppo poco, ahimè, le sale teatrali, spesso non ne ravvisi l'intervento del regista e quindi non sappia riconoscere, non dico gli stili, i segni, ma addirittura la presenza del regista. No? Dice, ah, che bravo, ah, quell'attore. Racconta un po', Ale, quell'aneddoto, carinissimo. Sì, era fantastico. Stavamo facendo un musical che si intitola Forza Venite Gente. Eravamo in un palcoscenico prestigioso, perché era il Teatro Colosseo di Torino, e facevamo questo spettacolo per le scuole al mattino. Ebbene, finito lo spettacolo, un spettacolo dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi. Finito lo spettacolo, sipario chiuso, stavamo quasi per andarci a cambiare, io facevo la regia soltanto, mentre tutti gli altri, nel senso che tutti gli altri gli attori erano vestiti di scena, avevano i frati, c'erano le suore, insomma. Io ero l'unico vestito normale, tra virgolette. Comunque, sentiamo che c'era un po' di rumore sotto il palco, abbiamo riaperto il sipario e tutti i ragazzini della scuola erano lì sotto che ci volevano l'autografo, volevano conoscerci. Bellissimo, vuol dire che lo spettacolo era piaciuto. Allora abbiamo fatto salire alcuni di loro, una classe è salita sul palcoscenico e quindi tutti quanti andavano là, ah sì, tu facevi questo, tu facevi quell'altro. Cioè, io ero un pochettino in disparte, che comunque ero anche vestito in borghese, no, naturalmente. E finché una bambina si avvicina a me e dice, scusi, mi dice, dico, ah, magari ha capito che sono il regista, vuole chiedermi qualche cosa, dove posso buttare questa? Avevo una lattina in mano, dico, dai a me, ragazzi, non importa, grazie, la butto io, va bene. Niente, non c'è niente, i registi non sono proprio considerati. No. E dunque, cominciamo a dire che la nascita della figura del regista avviene alla fine dell'Ottocento, pensate. Sì, certo. Se si pensa che le origini del teatro sono collocabili all'incirca 3.000 anni or sono, si capisce come l'avvento del regista sulla scena sia da considerare un fatto recentissimo. Sì, un inutile orpello, qualcuno potrebbe dire, no? Il regista, aspetta, chi è che aveva detto? Il regista è colui che rovina le prove, qualcosa del genere, che si intromette durante le... esatto, fa perdere tempo durante le prove. Che interrompe l'attore. Si trova proprio in quel libro lì. Fino ad allora, e soprattutto negli ultimi 300 anni, la scena era dominata dall'attore, appunto. Fino all'ingresso della regia, la situazione del teatro era la seguente. Il testo era una specie di pretesto su cui improvvisare sera dopo sera, soggetto quindi a tagli estemporanei e liberi adattamenti da parte degli attori. Le prove erano assolutamente inesistenti. Le scenografie limitate a tipologie, quindi sempre uguali, sempre le stesse, ad esempio un esterno e un interno, spesso disegnati su teloni rovinati dal lunghissimo uso. Nessuna cura delle luci, e qua veramente soffriresti tantissimo, fisse senza cambi, senza colori, nessuna cura anche della recitazione corale, e qui soffrirei tantissimo io, con la maggior parte degli attori che ignoravano le battute dei compagni o addirittura la storia che si stava rappresentando. La distribuzione delle parti era effettuata in base ai cosiddetti ruoli, in cui ogni attore si era, per così dire, specializzato. I singoli interpreti, per aderenza fisica o caratteriale, si rifacevano ad un certo ruolo e sempre quello tendevano ad interpretare. Ad esempio, qualsiasi lavoro si mettesse in scena, lui era sempre il giovane innamorato, l'antagonista malvagio o il simpatico burlone. Beh, non è che adesso sia cambiato tantissimo, ma soprattutto nel cinema. Perché quelli che hanno un certo aspetto, comunque quelli che fanno determinati ruoli, per una volta li beccano, li chiamano soltanto per fare quei ruoli. Non so, un Clint Eastwood, per esempio, certo che ha avuto la sua fama con i film western e la cosa, però obiettivamente lo chiamavano sempre quasi chiamato per quello. Soprattutto se in un ruolo si è avuto tanto successo. Poi si è rifatto come regista, ma anche, non so, per venire
più vicino a noi, a Batantuovo, per esempio. Ricordate i primi film che faceva, no? Quando faceva eccezionale veramente. Poi ha cambiato, si è dato al cinema, al teatro in maniera anche più seria. Non è sempre facile, perché quando si inizia... Io lo preferivo prima. No. No. Lei no. Quindi i ruoli producevano quindi delle interpretazioni convenzionali, una specie di costume sempre uguale che l'attore indossava in ogni spettacolo. Questo era ovviamente un grande limite per gli attori, ma anche forse una loro forma di protezione. Sì. Quando una compagnia cominciava a lavorare su un nuovo copione, noi diremmo canovaccio in realtà, perché il copione scritto dobbiamo attendere Goldoni, un copione da imparare a memoria. Questo poi è soprattutto vero per la commedia dell'arte, no? Soprattutto. Sì, comunque. Finché dunque ci si basava su canovacci, gli attori non dovevano far altro che individuare quale fra i personaggi agiti corrispondesse al proprio ruolo. Se siete curiosi di vedere questa condizione dell'attore, noi vi consigliamo un film di Ettore Scola, bellissimo, Capitan Fracassa, veramente bello, ben recitato, grandi attori che non vi anticipiamo, belle sorprese davvero. E si vede questa compagnia di giro con la sua roulotte che va cercando nuove piazze per recitare, come vivevano e come un autore teatrale poteva scoprirsi tale, certo. Insomma, bello, davvero bello. Un altro film che molto fa proprio vedere come venivano quella volta all'epoca, penso che fosse abbastanza reale, abbastanza fedele, come venivano prodotti gli spettacoli quella volta, era Shakespeare in Love, un film molto molto bello, sì. Dove praticamente si assiste alla creazione di Romeo e Giulietta. E si vede come l'autore arrivava con i fogli in mano, allora tu fai questo, tu fai quell'altro, poi il giorno dopo no, tu dammi quello, era un po' così. Una compagnia enorme. Sì. Bellissimo. E da lì c'è una citazione che tu fai sempre quando alla fine, verso la fine dell'allestimento, insomma, verso le ultime prove o addirittura la prova generale, si è quasi disperati. Citando questo film, tu dici... C'è adesso memoria. Sembra di essere, man mano che ti avvicini alla prima di uno spettacolo, sembra di arrivare sempre sull'orlo di una catastrofe. Non funziona niente, gli attrezzi di scena non funzionano, i tempi sono inguardabili, gli attori si dimenticano le parti. E dice, e allora? E niente. E poi si rimette tutto a posto. Ma come? Nessuno lo sa. È una specie di miracolo. Il miracolo accade. Sì. Sì, mi è fatto... sì, effettivamente è così. Ma tornando al nostro libro, dice è chiaro che l'ambito espressivo veniva fortemente appiattito sui cliché degli attori stessi, ma questo non limitava lo strapotere dell'attore, anzi lo amplificava a dismisura, creando una vera egemonia, soprattutto del primo attore e della prima attrice, al punto che il pubblico tendeva a identificare l'intera produzione teatrale con i nomi dei volti di queste star. In Italia, in modo particolare, il teatro dei ruoli e di conseguenza dei divi esiste per oltre i primi del Novecento, quando nel resto d'Europa già cominciava ad affermarsi il teatro di regia, grazie all'opera di grandi e celeberrimi innovatori come Stanislavski. Sì, devo dire che proprio non è che siano cambiate completamente radicalmente. Se c'è un nome di spicco, sì, di solito la gente è anche più... Il capo comico che sì. Teneva in mano la situazione... Diciamo che il testo era tutto impregnato, certo. Sul capo comico, questo non esiste più, però non lo abbiamo ancora visto. Sì, l'abbiamo ancora visto.
già ancora Edoardo De Filippo era comunque, si può considerare, fratello, anche Peppino De Filippo, sì, Macario stesso, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. O il genovese. O Gilberto Govi, anche grandissimo, sì, Gilberto Govi. Tutti i capi pomici, tutto veniva costruito intorno a loro. In Italia, coniare la parola regista fu un tale Enrico Rocca, critico teatrale fra il 1920 e il 1930. Improvvisamente e imprevedibilmente comparve il termine in una sua recensione e da allora esiste la parola. Il regista esiste. Ecco, ci piace tanto, ecco, quest'altra citazione, ma la prima autorevole definizione del lavoro di regista lo abbiamo da Silvio D'Amico, che ebbe a dire a proposito della regia teatrale: essa consiste nel capire un testo. È importante, questa cosa qua, leggendola ci siamo ritrovati tantissimo, perché il regista è qualcuno che, come abbiamo detto prima, spesso, soprattutto nelle nostre compagnie, non c'è un produttore, ma è il regista che, ispirato da un testo, che conosce bene, di cui conosce tutti i ruoli, ed è al compito anche di tradurlo all'attore, proprio di spiegare battuta per battuta che cosa l'autore vuole comunicare attraverso le parole di quel personaggio. Quindi, esso consiste nel capire un testo, estrarne la sostanza teatrale e dalle pagine del copione tradurla in quella materia della scena e a tal fine saper intonare e manovrare anzitutto gli attori. Non se ne abbiano, ma è così. Poi le scene e i costumi e le luci e infine, se occorre, i macchinari, le musiche e le danze. Ecco, questa è la definizione. Io toglierei il se occorre, perché poi alla fine dobbiamo occuparci comunque un po' di tutto quanto, sì, di tutti gli aspetti. Chiaramente nel teatro amatoriale significa anche montare e smontare. Tra oltretutto fare anche caricare e scaricare. È faticoso, ci va tanta passione per fare teatro amatoriale, perché effettivamente si è anche facchini, cioè, molto spesso si investe anche del denaro per andare alle prove, per tornare alle prove, per comprarsi un costume, quel pezzettino che serve, insomma, quindi, però dà anche tanta soddisfazione. Come abbiamo detto qualche settimana fa, poco prima ti chiedi perché mai l'hai fatto, ma dopo nessuno riuscì a cacciarti fuori da quel palco. Sì. E comunque, fortunatamente, poi i registi si sono affrancati, nel senso che sono stati un pochettino riconosciuti. Ma adesso vorrei citare alcuni, cioè uno dei più grandi che abbiamo avuto in Italia, Luca Ronconi, ad esempio. Fortunatamente tutti lo conoscono. Luca Ronconi, oltretutto, forse lo conoscono anche perché è stato un grande innovatore nel teatro. Voi sapete che adesso si fa teatro un po' dappertutto, non soltanto nei teatri. Si fa teatro per strada, si fa teatro in luoghi non convenzionali. E se riusciamo a fare questo, è anche grazie a Luca Ronconi, soprattutto grazie a una sua produzione che forse i non più giovani, diciamo così, ricorderanno, e non sempre positivamente. Era il 1975, mi sembra di ricordare, e Ronconi aveva messo in scena per la televisione uno spettacolo che era l'Orlando Furioso in una riduzione di Sanguinetti. Ed era assolutamente rivoluzionaria, intanto perché era fatta, non era in uno spazio teatrale, ma era fatta la prima volta in una chiesa, mi sembra, la versione teatrale. Poi comunque c'erano più palchi, c'erano macchinari che passavano in mezzo, eccetera. Vista in televisione, io mi ricordo allora 14-15enne, ho detto, ma cos'è sta roba? E uno degli apprezzamenti migliori era inguardabile. In realtà non lo era, alla luce di quanto ha fatto, di quanto è riuscito a produrre, è stata veramente una cosa molto geniale. E da lì in avanti... Però forse anticipava... È anticipato un po' i tempi. Era fatto in prima serata, la domenica sera, quindi, cioè, anche con una platea notevole.
Comunque. Io non me lo ricordo, pur avendo seguito molto il teatro. Era quello dove c'erano i cavalli finti, cioè gli attori erano su dei cavalli finti spinti su dei binari. Ho questo ricordo. Senti, un po' vago. Un ricordo vago ce l'ho. In bianco e nero, vago. Tra l'altro in bianco e nero. Quest'estate abbiamo visto un Chekhov che era passato in televisione, mi stupisco, ma io o me ne ero perso o ero troppo piccola, mi sono addormentata. Certamente non è facile per una bambina, no, il giardino dei ciliegi è un po' difficile da seguire, però molto bello, l'abbiamo molto apprezzato. Sì. Senti, adesso facciamo il nostro esercizio. Sì. Allora. Non so se lo ricordate, la volta scorsa abbiamo fatto un esercizio che noi facciamo spesso nelle nostre... Che è questo? Eccolo. Che facciamo spesso nei nostri corsi teatrali, no, per insegnare i colori dell'interpretazione, quindi vari modi per interpretare un testo. Colori, oppure abbiamo detto intenzioni. Intenzioni. Ne scegliamo uno a caso e leggiamo lo stesso testo con due intenzioni diverse. Normalmente, ovviamente, quando si interpreta un testo ci sono più intenzioni nello stesso pezzo. Qua lo facciamo come esercizio, come gioco, certo. Sì. Vuoi cominciare tu? Dai, comincio io. Ok. Leggiamo questo. Ok, vai. Allora, prendiamo una carta, l'altra volta mi è andata malissimo. Malissimo? Una carta No, non strana. È possibile, è uguale a quello dell'altra volta. Okay. No. Yeah. Giuro, era lo stesso, non va bene. Già, ho fatto... Ça va? Ça va. Anche perché questo è... ci sta, è perfettamente, cioè sarebbe, vabbè, poi giudicherete voi, ma esattamente adattato al testo che sto leggendo, l'interpretazione dovrebbe essere. Vai. Avresti scelto questa intenzione per interpretarla. Stavamo pigiati come sardine e quell'uomo era un porco. Puzzava, tutto gli puzzava, ma soprattutto i piedi. Le assicuro che era impossibile sopportarlo. Poi aveva il colletto della camicia nero e la nuca ontuosa e mi guardava. Una schifezza. Cambiai posto. Ebbene, lei non ci crederà, ma quell'individuo mi seguì. Aveva un odore diabolico, mi parve di vedere uscire come degli insetti dalla bocca. Forse lo spinsi troppo forte. Non daranno mica la colpa a me se le ruote dell'autobus gli passarono sopra. È stato troppo facile. Era troppo facile perché a me è capitata la carta disgustato. È vero. Che è esattamente il... Quello che provava... Cioè, se io come regista ho lo stesso Alba, vabbè, fallo disgustato. Certo, è vediamo, disgustato. Vediamo come si la cava lei adesso. Fischiamo. Le carte, questa è troppo facile adesso. Vediamo un po', prendo questa. Non farmi leggere. Stavamo pigiati come sardine, quell'uomo era un porco, puzzava, tutto gli puzzava, ma soprattutto i piedi. Le assicuro che era impossibile sopportarlo e poi aveva il colletto della camicia nera e la nuca untuosa e poi mi guardava, una schifezza, cambiai posto. Ebbene, lei non ci crederà, ma quell'individuo mi seguì, aveva un odore diabolico, mi parve di vedergli uscire come degli insetti dalla bocca, forse lo spinsi troppo forte, non darà mica a me se le ruote dell'autobus mi passarono sopra. Io direi isterica, quasi, terrorizzata, beh, comunque, terrorizzata. Un'isterica terrorizzata. Un'isterica terrorrizzata. Vabbè, alcune volte ne abbiamo già parlato di questo, il testo è tratto da Delitto esemplare di Max Haub, di cui vi abbiamo già effettivamente parlato in precedenza. Sono questi delitti divertentissimi perché sono molto surreali, sono molto... Ma in realtà poi sono reali, questo che già... Sì. Noi
abbiamo discusso sul fatto che il testo fosse comico, questi testi fossero da interpretare in maniera comica oppure drammatica. In realtà è molto drammatico perché sono degli omicidi alla fine. Delle interviste fatte in un carcere dove appunto questi assassini, questi omicidi per futili motivi li hanno fatti effettivamente. Però c'è una componente di ironia in tutto questo, che comunque non può non divertire il lettore di queste cose. Sì, quello che alla prima lettura io ho pensato, sì, sono quelle cose un po' limite, perché tutti diciamo l'ammazzerei, no? Incontra uno che pure avrei ammazzato, lo diciamo, poi ne leggeremo poi altre. Ma di solito non lo facciamo, invece questi lo hanno fatto davvero. Senti, leggiamo il nostro pensiero. Sì, allora io devo, per motivi scenici mi devo assentare un momento, ma tornerò. Clara, non trovo i miei occhiali. Hai mica visto i miei occhiali? Ieri li ho visti, in cucina. Ma come ieri? Se un'ora fa li ho usati per leggere. Può darsi, ma ieri gli occhiali erano in cucina. Ah, oh, non dire idiozie. Che me ne importa se gli occhiali erano in cucina? Te lo dico perché qualche volta li hai lasciati in cucina. Qualche volta? Se per questo li ho lasciati parecchie volte. A me interessa sapere dove sono ora. Ah, ma dove sono ora non lo so neppure io. Da qualche parte saranno senz'altro. Da qualche parte? Ma certo che sono da qualche parte. Ma dove? Dov'è da qualche parte? Da qualche parte? Questo non lo so neanch'io. Allora saranno sicuramente da un'altra parte. Da un'altra parte? Ma da un'altra parte è da qualche parte. Oh, smettila di dire sciocchezze. Da un'altra parte non può certo significare allo stesso tempo da un'altra parte o da qualche parte. Ogni giorno è un continuo cercare questi stupidi occhiali. La prossima volta ricordati bene dove li metti, così sai dove sono. Oi, moglie, così parla solo chi non sa cosa vuol dire aver bisogno degli occhiali. Anche se mi ricordassi dove li ho lasciati, non mi servirebbe a niente, perché non posso vedere dove sono, dato che io senza occhiali non ci vedo. Allora è semplice, hai bisogno di un altro paio di occhiali, così ti servi di un paio per cercare l'altro. Sì, figurati. Figurati cosa mi costerebbe. Io gli occhiali li perderò mille volte all'anno e se ogni volta avessi bisogno di un paio d'occhiali per cercarli, come minimo 30 euro, spenderei 30.000 euro di occhiali all'anno. Ma scemo, non ti servono mica mille paia d'occhiali all'anno. No, ma due paia senz'altro. Uno per vedere da vicino e uno per vedere da lontano. No, preferisco non trovarci nemmeno. Metti che abbia perso quelli per vedere da lontano e abbia sul naso quelli per vedere da vicino. Ma se gli occhiali per vedere da lontano sono lontani, io con gli occhiali per vedere da vicino non riesco a vedere quelli per vedere da lontano che sono lontani. E allora ti conviene portare sempre gli occhiali per vedere da vicino e avvicinarli al posto dove sono gli occhiali per vedere da lontano. Così con gli occhiali per vedere da vicino puoi vedere dove sono quelli per vedere da lontano. Ma il posto dove sono gli occhiali per vedere da lontano, io mica lo so dove sono. Ma il posto è proprio lì dove hai messo gli occhiali. Ma proprio di questo si tratta, è il posto che non mi ricordo più. Non capisco, forse li hai lasciati nell'astuccio. Ah, ecco, forse hai ragione, saranno senz'altro lì dentro. Dammi l'astuccio. Ma dov'è l'astuccio? L'astuccio è dove ci sono dentro gli occhiali, no? Ma gli occhiali non sono sempre nell'astuccio. Certo che sono sempre nell'astuccio, a meno che io non li abbia addosso. Cosa, l'astuccio? Ma no, gli occhiali. Ehi, guarda cos'hai lassù, sulla fronte. Ma io non vedo che cos'ho lassù. Allora tocca con le mani, te li sei tirati su, sopra la fronte. Ah, è vero. Sono proprio i miei occhiali. Peccato però. Cosa peccato? Non c'è l'astuccio.
Questo era Carl Valentine, anzi, o Valentin, visto che era tedesco, probabilmente Carl Valentin, un autore tedesco della fine dell'Ottocento, 1880 circa, è morto, era di Monaco di Baviera ed è morto nel 1900, insomma, nel 1948. E ha fatto diversi di questi piccoli dialoghi o anche monologhi un pochettino strambi, un po' surreali. Ma, surreali fino a un certo punto, poi fra l'altro la situazione per cui cerchi gli occhiali come un disperato e ce l'hai sulla testa, questa è una cosa che chi porta gli occhiali ha vissuto prima o poi. Bisognerebbe avere quello che Alba ha col suo smartphone. Ah, sì. Perché Alba perde il suo smartphone circa 1000 volte al giorno, come diceva il protagonista di Carl Valentine. E faccio. Lo smartphone, non posso esserci sempre io a telefono, fammi il numero, fallo suonare così vediamo. Facendo in questo modo, tramite l'orologino, lei trova il telefono, che in questo momento si trova sul tavolo. Un suono per ogni cosa. Esatto, uno per gli occhiali, uno per ciascun libro, però... O quantomeno per tutte le cose che si cercano spesso e si perdono spesso. Però, io lo vorrei anche per l'iPad, ad esempio. Però altro che 5G, cioè andrebbero un 10G di potenza di segnale per cercarlo. Ma non voglio entrare in polemiche di questi giorni. E boh, allora, bene. Che dire, noi... Insomma, vi salutiamo, vi auguriamo davvero una buona Pasqua, per quanto grazie. Non possiate andare come noi, come non possiamo andare in giro a fare la grigliata di Pasquetta dagli amici, no, certo. o distante o in campagna. Ci si vede videoconferenza. È bellissimo che sono già quasi le 8:20 e c'è ancora il sole. La prossima volta magari faremo la ripresa senza luce artificiale. E niente, noi dovremo... venerdì prossimo con altre avventure. Ancora buona Pasqua? Sì, la prossima volta parleremo di un'attrice. Abbiamo avuto una richiesta e parleremo di un'attrice. Non te l'ho ancora detto, sto anticipando ad Alba adesso, ma non vi anticipiamo niente. Tanto chi ha fatto la richiesta lo sa. Ciao e come al solito il nostro saluto e augurio, che non è buona Pasqua in questo caso, non c'entra niente con la Pasqua, buona Pasqua comunque, buona Pasquetta, ma il nostro augurio teatrale. 1, 2, 3, merda! Ciao, ciao, a venerdì prossimo. Vado a spegnere? Vado a spegnere. Ciao.